Ben arrivati a Timeline, buon sabato a tutti. Introduco subito il nostro primo super ospite, uno scrittore che tutti voi amate e che seguite, è uno degli autori italiani più rappresentati nei teatri internazionali. Signore e signori, Stefano Massini, ben arrivato a Timeline. Ciao, buongiorno a tutti e ciao agli spettatori di Timeline, buon sabato. Grazie Stefano per essere qui con noi. Allora, sono davvero contento che tu sia qua, sei in libreria, lo mostro subito, con il tuo nuovo libro, Manuale di sopravvivenza, messaggi in bottiglia d'inizio millennio. Tra l'altro c'è la prefazione anche di Sabino Cassese. E allora, visto che insomma oggi vogliamo capire anche con te come sopravvivere, come stiamo sopravvivendo, tu ci puoi aiutare insomma anche a decifrare questo periodo che stiamo vivendo. Partiamo da, possiamo dire, uno dei video più condivisi questa settimana sui social, l'esibizione di Frida Bollani. Lo ricordo, la figlia di Stefano Bollani e di Petra Magoni, 17 anni, non vedente ma con un talento straordinario, al Quirinale ha suonato l'inno di Mameli. Siccome sui social è stata molto condivisa, partiamo da lei e poi torniamo in studio. Ecco Frida. L'esibizione di Frida Bollani davvero ha colpito tanti sui social, e partendo proprio da questo, no, visto che davvero ha colpito molti, a che punto siamo secondo te? Come stiamo sopravvivendo, giusto per citare il tuo ultimo libro, meglio, stiamo sopravvivendo o stiamo vivendo? Beh, una bella domanda. Dunque, direi che l'esibizione di questa giovane talentuosa pianista ci insegna in qualche modo che la sopravvivenza non va assolutamente colta laddove si potrebbe credere, cioè che la presunta forza, la presunta, diciamo, forza intesa come avere tutte le carte a posto all'apparenza, in realtà non è così, perché qua abbiamo una grande pianista che non è vedente, quindi in teoria potrebbe sentirsi una penalizzata. Come vedete invece non è così, perché fra tutte le persone che si potevano scegliere per eseguire in modo intrigante, in modo insolito, in modo emozionante l'inno di Mameli, si è scelta proprio lei. Quindi la sopravvivenza non è quello che per i tutti, per i tanti, è in qualche modo la forza e l'avere, diciamo, le risorse per affrontare la sopravvivenza, ma è semplicemente avere delle idee, avere un talento, avere una forza e soprattutto avere qualcosa da esprimere, perché la forza sta in quello, sta nell'avere qualcosa da comunicare agli altri. E di questo io sono assolutamente convinto. Infatti Frida Bollani a soli 17 anni ci ha dato questo grande insegnamento. Ecco, visto che appunto il tuo manuale di sopravvivenza è una sorta di diario di bordo, no? degli ultimi 2 anni, io un po' l'ho interpretato così. Ecco, stiamo scrivendo l'ultimo capitolo secondo te o insomma ci sono altri capitoli di questo diario di bordo? Siamo alle pagine finali? Beh, sai che io credo proprio che probabilmente il problema sia proprio in questo che dici, cioè la difficoltà estrema di questa esperienza sta nel fatto che per tante volte, per troppe volte, noi abbiamo pensato di essere alla fine di qualcosa che in realtà alla fine non era affatto. Pensa a quello che è accaduto l'anno scorso, no? Dopo la cosiddetta prima ondata, sembrava che si fosse concluso tutto, l'estate è stata vissuta come una specie di bomba libera tutti, e invece poi abbiamo visto che la parte peggiore era quella che ci aspettava, la parte dell'autunno, la parte poi dell'inverno, la seconda, la terza ondata. Quindi io non mi avventuro assolutamente a dire che, diciamo, che ci sia il sipario. Finale aperto, diciamo, per ora c'è un finale aperto. Beh, sì, così. Sembra che, a mio Dio, sembra che con i vaccini, con tutto quello che abbiamo messo in moto, sembra che stiamo riuscendo, se non altro adesso, finalmente a reagire a questo nemico così strano e così subdolo anche. Certo. Perché, ripeto, anche questo fatto che si sia riproposto laddove tutti pensavano che ormai fosse archiviato è un po' un segno di quanto sia effettivamente subdolo e particolare.
Beh, speriamo di essercela lasciata alle spalle. Io però non mi avventuro a mettere i titoli No, di no, no. coda in Certo. The Head. No, 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 infatti, meglio di no. Visto che hai citato i vaccini, sono davvero contento di avere qua un grande scrittore come te. Però voglio arrivare alle parole e ai social, perché questa è stata la settimana della vaccinazione dei maturandi, ai quali nel Lazio è stata consegnata una copia, lo saprai, della Costituzione. E loro sono stati talmente felici anche di questa cosa che in molti lo hanno condiviso loro stessi sui social, no? Vediamo alcune foto, questa ragazza, che ne vediamo anche altre con in mano la loro copia della Costituzione nel lab vaccinale, e ancora questi ragazzi che mostrano la copia della Costituzione mentre stavano aspettando di essere vaccinati. Ecco qui. Allora, quanto è importante questo gesto? Cioè, aver regalato la Costituzione. Poi ti voglio chiedere, per arrivare alle tue parole, quanto è bella la parola Costituzione? Perché per me è bellissima. Assolutamente sì, assolutamente la parola. Tra l'altro ricordiamo che Costituzione non è soltanto, no, la carta costituzionale. La Costituzione è anche una cosa che si usa in termini proprio biologici, essere forti di Costituzione, si dice, cioè avere un corpo in qualche modo forte. Ecco, è un'espressione che mi è sempre piaciuta e mi è sempre sembrata interessante, perché in qualche modo è come se dicendo la Costituzione tu dicessi proprio ciò che costituisce. Non soltanto lo scheletro, ma diciamo proprio l'impalcatura con cui affronti la realtà intorno a te. Quali sono i valori senza i quali non saresti un corpo, non saresti un organismo, non saresti una comunità, perché poi la Costituzione fa questo, regola una comunità dicendole chi è. Questo è un elemento molto importante, cioè non si può andare da nessuna parte senza avere qualcosa che ti ricorda costantemente chi Chi sei, da dove sei? vieni e che Chi cosa porti sei? con te. La Costituzione è questo, è una carta fondamentale nata in un momento in cui i padri costituenti, così si chiamavano, reduci da una guerra, reduci da un regime, si sono messi, nonostante le diverse, ricordiamolo, nonostante le diverse idee politiche, le diverse sensibilità, si sono seduti intorno, fra virgolette, a un tavolo e hanno partorito una carta che contenesse ecco, diciamo un'espressione a cui oggi si fa molto riferimento, no? Quando si parla del virus, il DNA. Cioè, Certo. noi abbiamo nel DNA quei valori lì. E fra l'altro, la nostra carta costituzionale è una delle più belle, Eh sì, ricordiamolo, perché in qualche la modo più bella al contiene. mondo, no? La più bella al Esatto. mondo, come diceva anche, insomma, Benigni e tanti altri. Allora, hai parlato dei padri costituenti, ma anche di comunità. Sicuramente, Stefano, la community sui social questa settimana, non ti sarà sfuggito, si è divertita tantissimo attorno a un caso. Parliamo della targa dedicata a Ciampi. Certo. Visto che anche tu nel tuo manuale di sopravvivenza citi i social, ti voglio raccontare che cosa è successo. È questa, no? Ci doveva esserci questo largo, questa targa dedicata a Ciampi, solo che nel nome Azeglio mancava la G, era solo Azelio. Tantissime battute. Vediamo. Dopo le polemiche, la targa di Ciampi è stata sostituita con quella di Kennedy, ma anche quella di Kennedy è sbagliata. John Fitzgerald Kennedy, scritto proprio come lo sto pronunciando. E ancora, 5G ovunque e nemmeno una G per Azelio. Sono tutte perse, insomma, in giro. E poi quest'ultima, Lercio, Roma, panico per l'annuncio di una targa dedicata ad Arnold Schwarzenegger, perché insomma il nome è difficile e non sarebbe facile scriverlo. Adesso, al di là poi delle polemiche politiche, la Raggi ha detto che è stata rimossa quella persona, insomma, noi timeline andiamo oltre la politica. Ecco, tu nel tuo libro dici, mi ha colpito questa espressione, mors tua social meum, alla luce anche di questo caso social, che fotografia fai proprio appunto dei social? Beh, allora i social sono una grande piazza, sono un'agorà nella quale tutti quanti andiamo a esprimere un parere, andiamo a condividere i nostri ricordi, le nostre sensazioni. Quindi, diciamo, è abbastanza inevitabile che quando accade un'occasione ghiotta come questa, perché onestamente la cosa è molto buffa, ma è anche già vista, ricordiamocelo, perché i refusi sono qualcosa che esiste da che mondo è mondo. Ricordiamoci che addirittura il New York Times è andato in stampa per oltre un secolo con un numero di copie sbagliato, cioè sulla prima pagina c'era scritto un Ah, numero di copie figlio di un refuso, vabbè, perché nel 1898 qualcuno sbagliò la numerazione del New York Times. se capita al New York Times, siamo tutti scusati allora, Eh sì, ma diciamo. io l'ho raccontato anche in un mio intervento televisivo 2 giorni fa, ho raccontato che c'è stata addirittura una nazione, il Cile, che ha addirittura coniato una moneta
sulla quale c'era sbagliato il nome del Cile stesso, cioè c'era scritto Repubblica de Chile invece che del Cile, per cui è stato cambiato, diciamo, è stata dovuta rifare la moneta, per cui diciamo i refusi sono dovunque e secondo me insegnano qualcosa, insegnano che noi siamo molto spesso a rischio di convivere con l'errore, di avere l'errore davanti agli occhi e di non vederlo, di avere l'errore davanti agli occhi e di accettarlo. Ecco, questo è il punto secondo me più interessante di questa cosa, è la domanda che mi sono fatto anch'io. Sai quanti occhi sono passati sopra quella targa con scritto Carlo Azeglio? Occhi di persone che l'hanno scolpita, che l'hanno commissionata. Speriamo che sia di insegnamento, insomma, che non accada più, perché insomma, sennò poi appunto sui social si dice, si fa un flash. Visto che stasera, sabato sera, sei sempre in giro con le varie date, dove ti troviamo dal vivo, spettacolo? Allora, oggi 5 giugno mi trovate stasera in Alto Adige, a Bolzano, con Alfabeto delle Emozioni, mentre lunedì in doppia replica alle 16 alle 19 mi trovate al Teatro della Pergola. Ecco, che bello sentirvi parlare tutti voi, insomma, scrittori, artisti, eccetera, registi, parlare di spettacoli, di date dal vivo, bello, bellissimo. In bocca al lupo e grazie a Stefano Massini per essere grazie stato qui molte, con noi. Grazie molto, ciao a tutti. Davvero, grazie Stefano. E noi andiamo avanti, raccontiamo una storia particolare. Sta per arrivare una delle food blogger più seguite in Italia, ma come vi ho detto, dietro di sé, insomma, c'è una storia davvero interessante. Vediamo un best of di lei, un meglio di, e poi lei sarà qui con noi. Eccola. Al cioccolato fondente più buoni del mondo. Prego. Bonjour, bon appétit, bon nuit, bonsoir. Oggi per la festa della maman, le clafoutis alle fragole. Le clafoutis aux fraises. Olé, no. Ancora non abbiamo cominciato a girare, già assaggi gli ingredienti. Come si chiama questo format? Chiara, smettila di mangiare. Sac. La lasagna vegetariana di carciofi. Cioè, non posso neanche perché sta ancora... No? E io do il benvenuto a Chiara in pentola, ovvero Chiara Maci, ben arrivata a Timeline. Sai che non ti sentiamo? Chiara, ti sento... mi sai muto? Forse hai messo muto? Vediamo. Eccoci. Ciao a tutti. Stavo ridendo in realtà perché mi fa molto ridere vedere i video di YouTube perché sono proprio io al 100%. Ma infatti davvero tu sei seguitissima anche per questa tua grande personalità. Ecco il tuo profilo Instagram, 688.000 follower. Lo sto mostrando, eccolo qui, il numero dei tuoi follower. Mi colpisce la tua descrizione, la tua biografia, perché tu scrivi: di una risata, due mani sporche di farina e un buon calice di vino ne ho fatto uno stile di vita. Voglio arrivare proprio alla tua vita, perché tu hai davvero una storia interessante, come dicevo prima, perché a 25 anni avevi il posto fisso nel marketing, hai deciso di mollare tutto, aprire un blog contro tutto e contro tutti e hai avuto un grande successo. Com'è andata e anche quali pregiudizi hai incontrato? Allora, guarda, è una storia, come dicevi tu, particolare, ma soprattutto particolare tanti anni fa, perché quando io avevo 25 anni, quindi ti parlo di 13 anni fa, avere un posto fisso era il periodo in cui si parlava tanto di crisi dei giovani, non si trovava lavoro, era molto difficile. Io lavoravo in una bellissima azienda, avevo un ruolo nel marketing, che era quello che volevo fare praticamente nella vita, ma avevo parallelamente una grandissima passione, che era quella per la cucina. E decisi un bel giorno di dare le dimissioni per aprire un catering. In realtà il catering è stato poi subito sostituito con un blog, perché erano gli anni dei blog. C'erano pochissimi blog in quegli anni e forse io ho scelto anche il momento giusto per aprirlo. Okay. E ho iniziato banalmente a raccontare le ricette della mia famiglia. Ma ricette quando l'hai detto, per esempio, alla tua famiglia, la reazione qual è stata? Allora, io ho avuto la grande fortuna di essere appoggiata da mio padre, perché libero professionista mi ha sempre detto: tu devi rispondere a te stessa. Quindi lui mi ha sempre un po' spinto a provare a crearmi un lavoro. E quindi devo dirti che sono stata appoggiata da quel lato, mi hanno preso per pazza tutti i miei colleghi. Tutti, addirittura la mia datrice di lavoro dell'epoca mi disse: tornerai a chiedermi un lavoro. E invece non sono più tornata. E così non è stato. Rimanendo sempre sui social, sul tuo profilo davvero interessante, tu per esempio racconti spesso la tua famiglia, lo ricordiamo, insomma non è un mistero, tu sei la compagna di un grande altro chef bravissimo come te e iconico come Filippo Lamantia. Tu racconti spesso per esempio i tuoi figli, no? E mi ha colpito una frase, perché tu hai detto: ma è possibile che nel 2021 debba ancora giustificarmi, tra virgolette, se in certi periodi sto poco con i miei figli perché appunto lavori.
Hai dovuto appunto giustificarti? Mi racconti meglio? Ma allora, per fortuna capita meno spesso. Quando ho iniziato a viaggiare tanto con Bianca Piccolina era all'ordine del giorno la critica. Mi hanno sempre detto che quando una donna diventa mamma deve imparare a convivere con i sensi di colpa, perché se sceglie di lavorare non va bene, se sceglie di stare a casa non va bene, c'è sempre qualcuno che ti dice che c'è qualcosa che non va bene, no? In realtà la cosa secondo me fondamentale è cercare di trovare l'equilibrio tra lo stare con i figli, l'essere felice ed essere presente con i figli e la propria soddisfazione personale. Sì. E io credo di averlo trovato fin da quando erano piccolissimi i bimbi, eppure sui social, che sai benissimo essere il luogo dove tutti parlano e dove tutti facilmente sono avvezzi insomma alle critiche, c'è ancora chi ti dice ah però potresti stare a casa e non andare a registrare, quello sì. Poi parola d'ordine e anzi parola chiave, diciamo equilibrio, no? Come dici tu, cioè appunto sì. Equilibrio anche nel cercare di non prendersela troppo, ecco, se si leggono queste cose, perché poi sono giudizi, lasciano il tempo che trovano. Assolutamente. Allora, sono contento di avere qua te, perché questa è stata una settimana in cui è diventato virale un video relativo alla cucina che non posso non mostrarti, un autentico disastro, e te che sei una delle numero uno in Italia su questo, voglio un tuo commento, magari l'hai anche okay. visto. Allora, a 3,6 milioni di visualizzazioni questa settimana. Allora, ecco cosa è successo. Questa ragazza cosa ha fatto? Ha preso nell'ordine una palla di pasta, poi della carne, come vedi, magari possiamo anche dividere lo schermo così Chiara può vedere, poi se vediamo la reazione. Vedo. Esatto, poi questa palla di pasta l'ha, diciamo così, messa al centro della carne, la carne attorno alla pasta, ecco, come vedi sei disperata, il pane attorno, l'ha sfornato, ti vedo affranta, aiuto. E vediamo questa fetta. È ancora congelata dentro. È ancora congelata, guarda, lo rimando così anche a tappeto può essere rivisto. Un grande disastro. Mamma mia, il problema è che è un grande disastro fatto vedere qui, uno ci ride sopra, ma la mia paura è che ci sia veramente gente che poi questa cosa la rifà a casa, capito? Perché la verità è quella, è pieno di gente che non sa cucinare, quindi si affida molto spesso al web. Questa cosa agghiacciante che sto vedendo adesso, che non avevo visto, quindi grazie. In realtà io spero vivamente che sia uno scherzo e che... È una ragazza, diciamo, non italiana, quindi magari sai, sì, magari improvviso nelle ricette italiane. Allora, visto che siamo in chiusura, sabato mattina è quasi pranzo, una ricetta al volo che magari pubblichi anche sui tuoi social, così ci dai un consiglio per il pranzo tra poco? Allora, a me verrebbe da dirti una cosa veloce. Sì, sabato mattina. Che sono di stagione, grattugiate a crudo. E trattate come si tratta la polpetta di carne, per cui aggiunto all'uovo, il parmigiano, il pan grattato, tutte le spezie che si vogliono, si fanno degli hamburger buonissimi da fare con un filo d'olio in padella e da mangiare se si vuole tipo brunch con il panino, e quindi un hamburger vegetariano. Però da fare in un attimo, perché le zucchine normalmente si hanno in questo periodo e si grattugiano a crudo, non si cuociono neanche. Ecco, è bello sentire anche la semplicità con cui tu lo racconti, forse convinci anche così chi ti segue. Grazie allora Chiara Maci per essere stata grazie qui con noi, continueremo a seguirti nei vari programmi e sui social. Grazie, Timeline grazie torna mille. Sabato prossimo. Thank you.